Ciao raga, bentornati, bentornati sul canale YouTube. Sono mancato una settimana, patatracca, incredibile, vabbè, succede. E due cose al volo. Luglio, ho un maglione, ma perché vivo in Siberia e qua dentro sembra di stare al Polo Nord. Dettagli. Oggi parliamo di social media marketing per aziende, parliamo di come far guadagnare le aziende con i social e 10 tipologie di post fighi per aumentare i guadagni. Ma prima, 26 secondi registrato, iscriviti al canale, devi iscriverti perché c'ho l'80% di utenti non iscritti. Allora, siccome è bello vedere che gli iscritti aumentano se fate contenuti e se la gente ti guarda, metti iscriviti, insomma rimani connesso con questo canale YouTube e poi mi spammo col resto. Allora, premesso che il social media marketing non è ancora conosciuto come si dovrebbe, devi sapere che per le aziende specialmente è una bomba d'orologeria, perché è veramente un mezzo incredibile, raggiungi milioni di persone in maniera facile, ma per farlo devi seguire alcuni punti, alcune regole fondamentali. La prima regola, forse quella principale, te la cito con una frase di un grande personaggio del mondo del marketing, sto parlando di Peter Friedman. Per chi non lo conosce, Peter Friedman, ti dico due parole: Apple, collaborazione, social media per oltre 10 anni. Vabbè, una bestia. E ti dico una sua frase famosissima: se date un tocco di umanità al vostro social media marketing, otterrete risultati straordinari. Ed è una cosa pazzesca, perché effettivamente tutti quanti utilizzano i social in maniera statica, pochissimi utilizzano i social in maniera dinamica. In che senso? I guru del momento, tutti i fenomeni del momento, dicono che il risultato principale del social network deve essere vendita. Se tu vendi, hai fatto, hai risolto il problema, sei fantastico, hai ottenuto un gran risultato. In realtà vendere è importante, perché comunque sia un'azienda deve vendere, deve fare fatturato. Sto mischiando il mazzo perché mi rilassa, non peraltro. Vendere è importante, fare fatturato è importante, ma sui social, se tu vendi e basta, finisce che non vendi. Te lo dico per esperienza, perché il social network nasce come piattaforma per stare insieme, per dialogare, per comunicare. Se tu passi come quello che passa tutto il suo tempo a fare l'annuncio di vendita, vendo questo, vendo quest'altro, vendo quest'altro, stai facendo un profilo talmente statico che la gente se lo dimentica in 0,2 secondi e nel giro di un secondo, forse due, ti dirà: vabbè, quello non è capace, fa solo i post dei prodotti e basta. Quello non è capace è un insulto peggio di quanto sei scemo, te lo dico, nel senso, nel mondo digital funziona così. I social vanno curati come se fosse il tuo ufficio. Terresti mai male il tuo ufficio? No, perché tieni male i social? Perché devi studiare? Ti dico in questo video un po' di trucchetti, quindi rimani qui e sentili tutti, sono 10 post pronti, quindi insomma, è abbastanza carino. Ti prendo tra l'altro una bella frase che mischio al principio di Pareto, quello dell'80-20, e ti dico che se tu dedichi l'80% dei tuoi post a un contenuto utile per il cliente e solo il 20% al tuo brand, otterrai un risultato straordinario come quello di Friedman. Quindi mi raccomando, forza. La chiave del social media marketing è parlare con i propri clienti. In che senso? Dico sempre che è fondamentale instaurare un rapporto, un dialogo, un confronto. Come lo fai? Sfruttando il content marketing, che è il marketing dei contenuti, quindi creando dei contenuti utili al cliente. Perché ti dico questo? Perché al mondo nessuno fa niente per niente, tutti quelli ti dicono sì sì tranquillo lo faccio gratis, te lo fa male. Quindi al mondo nessuno fa niente per niente. Se tu non dai un motivo al tuo cliente di seguirti, di essere collaborativo nei tuoi confronti, questo non lo farà, perché nel mondo digital sui social c'è talmente tanta gente che dà contenuto che se tu ti limiti a vendere non fa niente, non risolvi. Come ti dicevo, lo scopo dei social è creare un contenuto, coinvolgere, fare una comunità di persone per le quali tu sei utile, e se non dai contenuti non puoi essere utile, giusto? Fantastico. Ti faccio l'esempio gigante di Apple. Apple è un'azienda, vabbè, enorme, l'abbiamo capito, e non fa mai una pubblicità mirata ad ottenere nuovi clienti, ma fa sempre in modo di far vedere quanto sono contenti i propri, giusto? Fantastico. Vieni insieme a me. Apple ha un tasso di soddisfazione del 98-99%. Questo vuol dire che se una persona che ha Android viene da me e vede l'iPad, vede l'iPhone, vede la penna, vede la tastiera, vede l'Apple Watch, vede mille cose Apple e vedrà me super contento di usare Apple, lui sarà, non ti dico invogliato, ma avrà capito nella sua testa che Apple è un buon prodotto. Se dovesse cambiare sponda da Android, non andrà a Microsoft, andrà ad Apple, perché vede tutta la gente intorno che è contenta.
È tutto il cerchio di avvenimenti. Se tu sei capace a dare del buon contenuto, di dare del valore al tuo cliente, il cliente automaticamente ti genera nuovi clienti. Statisticamente gli basta pensare che una piccola recensione ha un peso gigante nell'economia aziendale. Quindi la tua priorità sui social deve essere rendere felice la tua community sempre. Adesso ti faccio un piccolo favore, condivido con te una decina di post, una decina di tipologie di post utili ad aumentare il guadagno delle aziende che segui. Post numero 1, soddisfazione del cliente. Se tu vedi che un tuo cliente fa una recensione, condivide una foto con un tuo prodotto, chiede un consiglio, è contento, tu ricondividilo. Ricondividilo perché intanto i tuoi altri clienti vedranno quello che ha comprato, tu ti dimostri corretto nei suoi confronti e comunque ti dimostri riconoscente, ed automaticamente questo cliente che è stato ricondiviso sarà contento, perché è come se tu gli dessi popolarità. Quindi una cosa dire l'altra, le fate contenti entrambi e tu hai un post pronto. Numero 2, ascolta l'opinione dei consumatori. In che senso? Quando tu hai un prodotto, un accessorio, un servizio, chiedi l'opinione di quelli che dovrebbero comprarlo, dei tuoi follower, della tua community, perché è fondamentale sapere che tipo di idea si fanno di quel prodotto. E soprattutto se tu sei un negozio, per esempio, se tu chiedi ma vi piace l'occhiale tondo, vi piace l'occhiale quadrato, e ti dicono in massa che vogliono quelli quadrati, che compri a fa quelli tondi? Insomma, ecco un po' più risparmio per te. Numero 3, esagera, non essere banale e distinguiti dalla massa. Conosco tantissimi imprenditori che hanno il professionismo selettivo e devono per forza fare il post impacchettato, carino, super serio. Ogni tanto distinguetevi, fate un post particolare, fate un post divertente, fate un post diverso dal solito, perché quello lì, a parte che fisicamente darà all'occhio e quindi probabilmente otterrà un successo diverso, ma poi staccate dall'ordine ogni tanto. Se vendi qualcosa, come già detto in diversi video, accompagna il cliente verso quel prodotto. È molto importante, se tu sei un commerciante, un venditore, accompagnare il cliente. In che senso? Dirigilo verso la miglior scelta che può fare. Non dirgli sì, guarda, c'ho questa bottiglia, è la meglio. Potrebbe essere, ma tu prendi quello che lui vuole e indirizzalo verso quello che tu hai di meglio per lui. È un concetto un po' sottile, però è fondamentale. Se a me piace il bianco, piace il minimal, tu non mi puoi consigliare una stanza piena di oggetti nera, cioè, capito? Devi indirizzare il cliente verso il miglior acquisto che può fare. Numero 5, importante, concentrati a fare foto reali quando pubblicizzi qualcosa sui social, foto e video reali. Tu devi fare in modo che il cliente, quando entra da te, ha già la percezione di sapere dove deve andare, quello che deve comprare, e deve fare in modo che l'oggetto X che lui ha visto in foto sia identico al prodotto che tu hai in negozio. In questo modo sarà molto più facile da comprare e tu a vendere. Numero 6, condividi fonti esterne inerenti al tuo target. Spesso e volentieri vedo delle persone che non so minimamente pratiche con i social, che col profilo aziendale condividono cose. Tu vendi orologi, questi condividono link sulla pace, sulle cose. No, condividi solo cose inerenti al tuo target, perché se per caso chi ha scritto l'articolo, per esempio se condividi un articolo, è un blogger famoso di quel settore, un po' ti dà visibilità, perché magari ti riconosce, ti vede, ti condivide, ti commenta, quello che ti pare. E un po' tu dai contenuto utile anche ai tuoi utenti. Numero 7, a me piace tantissimo, sfodera il dietro le quinte della tua attività. Una cosa che fanno in pochissimi è far vedere quello che c'è dietro all'attività, quello che c'è dietro al bancone, tra virgolette. È bello e importante empatizzare col cliente. Per farlo, fai vedere quello che succede, fai vedere come costruisci una vetrina, fai vedere come costruisci una vendita, come costruisci il processo, fai vedere quello che c'è dietro al tuo lavoro. Numero 8, post ironici. Sei un'azienda, sono felice per te, però non per questo devi essere super serio. Torniamo ai discorsi di prima. C'è Taffo, Funeral Service, che fino al momento in cui non è esploso con i suoi post comici, tutti davano contro al fatto che condividesse post comici. In realtà il comico attira sempre, una risata la fanno tutti e ti ricorderanno più facilmente. Non dico che devi fare solo post comici, però implementali. Numero 9, spiegati. Spiega come utilizzare al meglio quello che vendi. Molto banale, se tu hai un prodotto e hai venduto quel prodotto in massa, fai un piccolo post dove dai dei consigli su come utilizzare quel prodotto. Se è un prodotto, bene. Se è un vestito, per esempio, con cosa abbinarlo. Se è un occhiale, uguale, con cosa abbinarlo. Magari il trucco se sono donne, il trucco con quell'occhiale. Veramente, spiega come utilizzare al meglio il prodotto che vendi.
Numero 10, più importante di tutti, marketing educativo. Tu sei un professionista, il cliente no, quindi dai del contenuto di valore, dai qualcosa che al cliente resti per sempre e ti faccia ricordare come quello che ne sa. Posizionati come leader del tuo settore sempre, anche quando fai dei post fondamentalmente non enormi, ma anche un piccolo post in cui dai un consiglio, quello è marketing educativo, quindi vai. Allora, queste sono 10 tipologie di post che io utilizzo, ho utilizzato e utilizzerò in futuro per creare una maggiore interazione, per migliorare la comunicazione aziendale dei miei clienti. Fallo anche te, fammi sapere se sono stati utili, se li condividi, se non ti piacciono, se ti piacciono, se ne hai altri buttali qui nei commenti. Ti ricordo che puoi trovarmi su tutti i miei social, te li metto in descrizione, sullo Zeta Marketing World, il gruppo dove io stesso faccio della formazione gratuita, quindi anche quello sta in descrizione. Mi spammo tantissimo, lascia like, iscriviti, seguimi sul mio nuovo podcast, pure quello in descrizione, faccio una descrizione di 6 chilometri. Ti ringrazio se sei arrivato fino a qui. Noi ci vediamo mercoledì ore 15, sempre qui su YouTube. Ciao.